Meglio che vada a lezione, ma prima un controllo veloce. Devo essere al top. Perfetta come al solito. Aspetta! Oh no, i sandali sono troppo stretti! Come ho fatto a non notarlo prima? Non posso permettere che qualcuno lo veda. Oddio, ma la stai vedendo? Perché sei venuta a scuola così? Sono in imbarazzo per lei! Smettetela, per favore, è terribile! Oh no, ma che cosa faccio? Aspetta, ci sono! Questo pennarello risolverà tutto. Devo essere veloce. Traccio una linea sul dito del piede assicurandomi che combaci. Poi farò lo stesso dall'altro lato. Va già molto meglio. Ho appena lanciato un nuovo trend. Non voglio fare tardi a lezione. Ehi! Oh, wow! Oggi è davvero stupenda! Mentre io sono meno stupenda. Cavolo! Oh, sembra molto giù. Ehi, so che posso fare per tirarla su. Queste forbici mi saranno utili. Che stai facendo? Mi stai spaventando! No! Sì, fermati! Devo fare dei tagli. Seguo la linea fino a questo punto. Ah, sì, sono un genio. Ora devo solo toglierti le maniche. Wow, guarda che cambiamento. Ma non abbiamo finito. Oh, gli occhiali? Ok, li tolgo. Non serve vedere bene, giusto? Allargo un po' queste aperture. Fatto. Ok, ho portato il succo, come avevo detto. E ho i bicchieri. Ma non è tutto. Oh no, ho anche della cioccolata. Oh wow, è la mia preferita. Anche la mia. Apriamola subito. Oh, guarda che delizia spalmabile. Mettiamola sul pane. Ecco fatto, questo è per te. Grande, grazie mille. Mi servirà un tovagliolo per questa bontà. È buonissima. Grazie ancora. Di nulla, gli amici servono a questo. Ora ne preparo un po' per me. Ah, oh no, mi è colata tutta sulla maglia. Oh no, prendi questo tovagliolo, dovrebbe aiutare. Ottimo, grazie, spero che funzioni. No, l'ho solo spalmata ancora di più. Oh cavolo, deve esserci qualcosa che posso fare. Aspetta, i nastri potrebbero essere la soluzione. Che dovrei farci? Fidati. Ok, tieni su il top. Giralo. Bene, è il momento del nastro. Lo infilo nelle spalline in questo modo. Ok, pronta? Lo faremo passare sopra la testa. Bene, ma non abbiamo finito. Mi serve un altro nastrino. Lo tiro giù facendolo passare attraverso il top. Anche dall'altra parte. Oh, ho capito. Lo prendo io adesso. Lo leggo dietro la schiena. Ehi ragazze, siamo qui per il picnic. Ti ho salvato appena in tempo. Oh, cavolo. Wow, il tuo outfit è strepitoso. Oh, grazie. Abbiamo un sacco di snack. Vediamo. Oh, wow. Questo vestito è carinissimo. Lo adoro. Oh, no. È troppo costoso. Magari ricontrollando. No, le tasche sono vuote. Forse quest'altra? Cavolo, solo un dollaro. Ok, dovrò pensarci io. No. No, assolutamente no. Proprio no. Oh, finalmente quello che cercavo. Oh, andiamo. Da dove viene questo buco? Non è possibile. Aspetta, ho un'idea. Molto bene. Ho i pantaloni col buco e le forbici. Iniziamo a tagliare. Partirò da qui. Con attenzione, seguendo una linea retta. Ottimo. Ora giro in questa direzione. Ecco il foro. Taglio la parte intorno. Così. Fatto. Ho trasformato questi pantaloni in un top super carino. Ci vuole un selfie mentre lo indosso. Facciamolo. Io ci sto. Sì, è giunto il momento. Sono miei. Ah, guarda cosa hai fatto. Possiamo farci qualcosa. Oh, ottima idea. Wow, è incredibile. Ecco qui. Mi piacciono. Wow, un vestito di jeans figo. Tocca a te, Mia. Spettacolare. Andiamo, sbrigati! Ci sto provando! Perché i jeans attillati sono così difficili da mettere? Aspetta un attimo! Mi viene l'ansia solo a guardare! Ci sto riuscendo! No, non credo! Proviamo da un'angolazione diversa!
Cosa stai facendo? Non ci vorrà molto! Vedi? Le dita dei piedi sono passate! Fiu, che fatica! Ok, ora per l'altra gamba! Oh oh! Che rumoraccio! Oh no! Va bene, posso aggiustarli! Grazie a queste forbici! Devo solo trovare il punto giusto sull'altra gamba! Ci sono! Ora farò un taglio sul ginocchio! Ecco, li ho tagliati! Ma non era così che li volevo! Devono essere pari! Ma si stanno accorciando sempre di più! Ok, fermati! Dai a me! Come vuoi! Avevo tutto sotto controllo! Come no? Appoggerò ciò che resta dei jeans sul tavolo, ora prenderò un paio di forbici e taglierò una linea diagonale su una delle gambe. Ora sono un paio di pantaloncini. Ho preso questi strass. Li taglierò a listarelle. Adesso, per la parte divertente, renderò i pantaloncini più interessanti. Avrò bisogno di una pistola a caldo per la parte successiva. Metterò una piccola quantità di colla sul bordo dei pantaloncini, quindi ci incollerò sopra gli strass. Lo farò lungo tutta la gamba e saranno tutti di lunghezze diverse. Ecco, ho finito! Ma come stanno bene! Spero che a Mia piacciano! Ok, provali! Wow, sono fantastici! Grazie, Betty! Cerco di fare del mio meglio, sei la migliore! Stai proprio bene! Un piccolo ritocco e sarò pronta! Betty? Guarda questa stanza! È un casino! Che disgrazia! Ci sono cosmetici e vestiti ovunque! Devi mettere in ordine, signorina! Non è poi così male! Ma stai scherzando! Non posso nemmeno... Bene, lo farò io! Oh, c'è qualcosa qui dentro! Mi è venuta un'idea! Sì, renderebbe tutto più ordinato! Potrei usare questi vecchi jeans! Fammi provare! Devo solo liberare quest'area! Vediamo cosa c'è in questa scatola! Sono un sacco di jeans! Almeno saranno utili! Mettiamoci al lavoro! Ho le mie fidate forbici! Inizierò con questi qui! Ritaglierò la tasca posteriore! Voglio che la tasca rimanga intatta! Ma ho anche bisogno di qualche altra tasca! Adesso prenderò un pezzo di jeans e metterò della colla lungo il lato! Poi ci attaccherò questo laccio per scarpe e farò lo stesso dall'altra parte. Legherò il laccio in eccesso in un nodo. Dopo applicherò della colla sul retro delle tasche. Non me ne servirà molta. Ora la capovolgerò e l'attaccherò ai jeans. Premerò per bene assicurandomi che sia posizionato correttamente, poi incollerò anche le altre tasche. Questa è l'ultima! E ho fatto! Ora devo trovare un posto dove appendere le tasche. Qui è perfetto! È ottimo per conservare gli oggetti! Ci sei? Puoi mettere tutti i tuoi cosmetici qui! È così difficile! Wow, grazie mamma! Niente più disordine! Mamma! Meglio non dire nulla! Ah. Wow, questo disegno sta venendo così bene! Oh, posso fare uno scherzo a Mia! Devo solo fare piano! Non se lo aspetta! Shh! Ups! Che diavolo! Come ci sei riuscita? Wow, fammi vedere! Mia! Le stavo indossando! Mi è venuta una grandissima idea! Aggiungiamo degli altri disegni sui jeans! Inizierò facendo una prima bozza con una penna! Mi piace! Ora ripasserò il disegno con un pennarello. Poi posso aggiungere diversi colori. Devo solo stare dentro i bordi. Sta venendo così bene! Ed è un ottimo modo per essere creativi. Ora voglio aggiungere qualcosa sul fondo della gamba. Farò un bel cane. Per prima cosa farò una bozza. Poi colorerò il disegno. Questi jeans saranno del tutto unici.
Wow, adesso facciamo anche la tasca posteriore. Potrei fare questo per lavoro. A questo punto l'ho finito. Ma non può essere! Cosa ne pensi? Wow, non so cosa dire! Sei così talentuosa! Questi sono i miei nuovi jeans preferiti! Sono così fighi, grazie mia! Oh, aspetta un attimo! Ecco qua! Ma dici sul serio? Come on! Va bene, ma mi devi un favore! Certo che vado alla festa! Ehi, orsacchiotti! Spero che ci saranno dei ragazzi carini! Betty, giochiamo! Vai via, sono al telefono! Ma sul serio, lui ci va! Oh, vi voglio bene, orsacchiotti! Chissà di cosa sta parlando Betty! Devo fare piano! Oh, interessante, vattene! Oh, non sei divertente! Deve esserci qualcosa che posso fare! Potrei fingere di essere una stilista! I vestiti di Betty sono così noiosi e io posso renderli alla moda. Ho solo bisogno di fare qualche piccolo taglio. Oh sì, ora va molto meglio. Lui è così... Aspetta, quella è mia! Che cosa ho detto? Fermati! Che c'è? Piccola impertinente, dammela subito! È rovinata! Ma è stato divertente! Aspetta, forse posso rimediare. Credo di sapere cosa fare. Per prima cosa devo piegarla a metà. Poi farò un taglio al centro. Il taglio deve essere dritto. Devo tagliare anche le maniche e i lati. Ora farò degli altri tagli. Ma mi fermerò appena sotto la scollatura. E una volta riaperta avrò le frange. Ok, ora la devo allargare. Prenderò queste due nappine e le legherò insieme. Legherò anche il resto. È un po' come intrecciare i capelli. Aggiungerò diversi nodi. Voglio che assomigli a una rete. Wow, è venuta come volevo! Ma non posso indossarla così. Ora va meglio. Wow, com'è carina! Sei comunque noiosa. Sono pronta per la festa. Forse posso migliorare la sua borsa. Mia, no! Non vedo l'ora di andare all'appuntamento. Spero che si sbrighi. Ma non viene. Dove sei? Perché succede sempre a me? Che buono questo milkshake. Ma quella è mia. Mia, ehi, come va? È così bello vederti. È passato così tanto tempo. Ups, la mia gonna è rovinata. Sono ad un appuntamento. Cosa dici? Ci penso io. Tu rilassati e basta. Ne tengo sempre una scorta, succede spesso. Il mio top è a posto, è la mia gonna. Tu mettilo. Proprio così, continua. Perché lo sto facendo? Non mi sembra normale. Lascia che ti aiuti. Devo sistemare le bretelle. Ma perché lo sto facendo? Ora devo farlo scorrere verso il basso. E si trasformerà in una gonna. Ora togli quella macchiata. Un vestito nuovo di zecca. Ups! Incredibile, sei la migliore! Oh, sarà qui a breve. In bocca al lupo. Crepi. Oh, il mio drink. Grazie. Mi permetta. Oh, qualcuno mi sta chiamando. Aspetta. No! Non di nuovo. Mi dispiace tanto, sono così goffa. Aspetta, ho un'idea. Forse possiamo usare questo foulard. Vale la pena provare. Mi avvolgerò il foulard intorno e terrò l'estremità tra le dita. Ora prenderò un anello e ci infilerò l'estremità. Farò scorrere l'anello lungo tutto il foulard. Lo stringo per bene tutto intorno. Poi passerò l'estremità intorno al collo e le legherò. Proprio in questo modo. Stai benissimo. Mi piace come ti sta. Sono così sollevata. Si sieda, per favore. Proviamo di nuovo. Mi scusi, sono solo un po' nervosa. Phew, ce l'hai fatta! Scusa per il ritardo. Questi sono per te. Ups!
È stato un incidente. Oh no, no! Quindi ho fallito completamente. Betty, non ho più top di scorta. È la fine, rimarrò per sempre single. Oh, quanto mi piace. Vorrei vivere soltanto di cioccolata. Oh, e di gelato, ovviamente. Wow, sono tante schifezze per soltanto una persona. Che stai facendo? Questo è zucchero! Se continui a mangiare così, puoi scordarti il tuo fisico di adesso. Sì, hai ragione, ma sarebbe così male? Sì, finalmente tutta la cioccolata che volevo! No, non voglio diventare così. Oh, devo cominciare a fare sport. Basta, pigiamoni comodi. Da qualche parte dovrei avere dei vestiti per fare sport. Cavolo, ho trovato solo questo. Beh, che c'è che non va? Oh, guardali. Non vanno e basta. Sono sicura che c'è un modo per renderli come i miei. Questa sì che è un'idea. Li stendo bene su un tavolo e prendo le forbici. Li taglio così, così sono più corti. Vado piano e con cura, voglio che il taglio venga bene. Così per tutte e due le gambe. Perfetto, pronti da indossare. Wow, ti stanno benissimo e sono carini, sai? E ti stanno proprio bene. Grazie, andiamo a correre? Devo allacciarmi le scarpe. Avrei dovuto buttare questa gomma. La metto un attimo qui. Ah, mi squilla il telefono. Oddio, che allenamento davvero tosto. Fermati! Ti ho detto di fermarti, perché non l'hai fatto? Che cosa c'è? Cosa? Non capisco. Una gomma! Mi ci sono seduta sopra! Ma perché la lasci sempre in giro, accidenti? E io che ci faccio adesso con questi? Sai cosa? Sistemali tu! Ok, anche se... non so come si leva la gomma. Entro oggi, grazie! Ah, ridicolo! Non posso credere che tu l'abbia fatto! Ci sarà un modo! Aspetta, ho delle forbici, giusto? No, non voglio che me li buchi! Ascolta, fidati di me. So che non ha senso, ma funzionerà. Inizio tagliando i pantaloni. E via! Tolgo soltanto la parte con la gomma. Sì, come immaginavo. Guarda, provala. Ok. Che devo farci con questi? Calmati e girati, su. Devi solo ficcarli qui. Ah, carina! Ma non ho comunque i pantaloni. Tieni, ti presto i miei jeans. Ehi, stai da Dio! Ce l'ho fatta! Ok, prego, puoi entrare. Ah, c'è un po' di fila, eh? Speriamo non ci voglia troppo. Sì, la fila si muove! Wow, molto carina! Su, prego! No, mi dispiace. Cosa? Beh, tanto non volevo entrarci, chi se ne frega? La gente deve imparare a vestirsi se vuole entrare. Sentilo! Ma si guardasse con quel suo completo noioso! Aspetta, forse posso provare così! Oh, ho detto no! Ci sarà qualcosa che posso fare. Capelli sciolti e niente occhiali. Ancora tu? No! 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 Oh, ma perché non le entra in testa? Non è giusto, è così cattivo! E se... se usassi queste forbici? Funzionerebbe? Sì! Scusa, borsa, devo tagliarti. Eccoci qui, fino in fondo. Adesso prossimo step. Usala come tappe.
ma devo renderlo ancora più figo. L'orecchino funziona. Perfetto! Adesso entrerò di sicuro. Wow! Beh, certo, entra pure. Sì, sapevo avrebbe funzionato. Ok, una pausa all'armadietto. Oh, è così bello! Ciao, ciao, ci vediamo dopo, tesoro. Oddio, è proprio lì! Ciao! Non mi ha neanche guardata, non è giusto! Oh, ma sta piangendo! Sì, piange. Vorrei fare qualcosa per lei. So che ha una bella cotta per Jared. Sai che c'è? Vado a parlarle. Ehi, stai piangendo per Jared? Se vuoi, ti posso aiutare ad attirare la sua attenzione. Prendi il mio bracciale e fai quello che dico. Ok, posso farcela. Ah, speriamo funzioni. Ok, devo togliermi il maglioncino. E poi ha detto di metterlo al contrario. Ok, fatto. Adesso il bracciale. Questa è la parte difficile. Devo prendere due lembi e farceli passare dentro. Poi li tiro finché non è bello aderente. Adesso abbottono i lembi davanti e li piego per nasconderli. Perfetto! Adesso tolgo gli occhiali e sciolgo i capelli. Ok, sono pronta a sfoggiare il mio nuovo look. Wow! Ma chi è? È pazzesca! Ehi, ti ho preso questo orsetto perché so che ti piacciono. Ma da dove escono tutti questi ragazzi? Oh. Ok, così ha senso. Ah, sono stanchissima. Aspetta, cosa? No! Oh, no, no, no! Di certo questa festa non posso perdermela! Ma non posso uscire così! Ok, calma e pensa un attimo. Uso entrambe le mani così mi sbrigo. Au, questi orecchini mi fanno proprio male, accidenti! Oh no, ho rotto il pettine! E le scarpe rosse col tacco, voilà, decisamente la scelta giusta. Ma come mi vesto? Ah, troppo elegante, troppo casual. Ah, questo è perfetto! Oh sì, questo è l'outfit perfetto! Ehi, pronta per uscire? Oh no, abbiamo lo stesso vestito! Cavolo, e adesso? Non posso uscire così. Oh, aspetta, aspetta, ho un'idea geniale! So come dare una svolta a questo vestito. Incrocio le spalline. Così. E uso le mie forbici fidate. Faccio un taglio su entrambi i lati. Wow! Sembra quasi un altro vestito! Stasera sarai pazzesca! Piu piu boom! Adoro giocare con i Lego! Ava tesoro, cos'è tutto questo baccano? Guarda che casino! Ma non importa, un'idea! Guarda un po'! Sono coperta di nastro adesivo, figo, eh! Adesso siamo in due! Wow, com'è divertente! Raccogliamo i Lego! In questo modo sarà molto più facile! Dobbiamo solo appoggiarci per terra! E faremo anche più in fretta! No, me ne sono persi alcuni, fatto! Penso che sia tutto. Mettiamoli nella scatola. Dobbiamo solo toglierli dal nastro. Wow, la stanza è pulita adesso. La torta è quasi finita, mancano solo gli sprinkles. Sembra buonissima. La mamma non deve sapere che sono qui, la torta sarà mia. Non vedo l'ora di assaggiarla, ma dovrò aspettare fino a domani. Andiamo a letto. Se n'è andata? Via libera? Sapevo che nascondersi per 5 ore ne sarebbe valsa la pena, è l'ora della torta! Ma guarda, penso di essere innamorata! È magnifica! Devo regolarmi, mangerò solo un pezzettino! Wow, la mamma è così brava a cucinare! Però adesso me la divoro tutta!
È così buona! Sei mia! Adesso sì che mi divertirò! Ecco che vado! No. Ah, era fantastica! E non me ne pento neanche un po'! Oh, l'ultimo pezzo! Ah, che bel riposino! Abba, quella è la mia torta! Ah? Non è come sembra! Devo andare! Non ci posso credere! Succede ogni volta! Aspetta, quello è un ragno? Oh, mi è venuta un'idea! Metterò questa ciotola piena di deliziose caramelle in frigo. Qualcuno ha detto caramelle? Oh, devo averle! Spero che nessuno le mangi. Adesso è la mia occasione! La mamma non saprà mai che sono stata io! Non vedo l'ora! Che diavolo! Dei ragni! Sono ovunque! Sapevo avrebbe funzionato! Mi ero dimenticata dei ragni. Così impari, Abba. Sarà così divertente, ci sono così tanti animali! Guarda laggiù! È un coniglietto tutto soffice, così carino! È adorabile! Ah. Abba, devi starmi vicina! Mamma, ma il coniglietto! Wow, mi piace così tanto quel coniglietto! È la cosa più carina che abbia mai visto! Chissà che starà facendo in questo momento! Abba, qualcosa non va? Guarda! Oh, è adorabile! Voglio un coniglietto, mamma! Per favore, gli darò da mangiare le carote! Ne parleremo più tardi! Perché guardalo! Smettila, Abba, ho un'idea migliore! Applicherò della colla al dito medio di questo guanto, poi piegherò il dito e lo premerò verso il basso. Dopodiché capovolgerò il guanto. Devo usare di nuovo la colla. Ne metto una piccola quantità su mignolo e pollice e adesso abbasserò anche loro. Adesso mi serve un pennarello. Disegnerò due occhietti. Poi dei baffi. E una bocca. Questa soffice pallina rosa sarà il naso. Poi mi servono un bicchiere di carta e una cannuccia. Farò un piccolo foro sul lato del bicchiere e ci infilerò la cannuccia. Poi infilerò i guanti sulla parte superiore del bicchiere. Devo assicurarmi che sia ben fissato. Poi spingerò delicatamente il guanto dentro il bicchiere. Guarda che cosa ho, Abba! Quando soffio viene fuori un coniglio. Piuttosto figo, vero? Ne ho fatto uno anche per te. Davvero, mamma? È fantastico! Vieni fuori, coniglietto! Wow, potrei farlo tutto il giorno! Chi può fare apparire il coniglio più velocemente? Ho vinto! Grazie, mamma, è fantastico! Adoro i cereali! Che schifo! Mamma? È disgustoso, vorrei non averlo visto! Scusa, mamma! C'è solo una cosa da fare! Non muoverti, ci sono briciole ovunque! Dovrò pulirle. Oh, mi hai fatto prendere un colpo. Stai indietro. Ho così tanta fame adesso. Ottimo. Che paura. Ma ho questo. Ma non è nuovo. I tempi in cui si aspirava via il moccio sono finiti. Non posso usarlo. Fortunatamente ho un'alternativa, questa siringa gigante. Sai che stai facendo, vero? Sarai libera dal moccio in men che non si dica. Wow, ma quanto ne hai lì dentro? Da dove viene tutta questa roba? Non finisce più! Seriamente, sono impressionata! Come ti senti? Bene, direi! Adesso respiro meglio! Sei la migliore! Grazie, mamma! Mangiamo i cereali! Oh, è vero, c'è del moccio qui dentro! Credo che possa farne anche a meno! Magari avrò dei toast! Sì, meglio! La sabbia è divertente! Ehi! Devi girarla! Ci sto provando, ma non si apre! Ora va bene! Sembra che abbiano bisogno del mio aiuto! Provate questo! È così facile! Woo! Ta-dan! Guarda! È una specie di strega? Proviamolo! È morbido! Ed è così comodo! Fatemi spazio! La nostra vacanza può iniziare! Woohoo! La scuola è finita! Non ci servono più questi! Facciamo un gioco! Ti piacerà!
Vai, 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 puoi farcela! È così divertente! Bisogna attorcigliare i capelli. Oh, capisco. Papà? Oh, oh. Ragazze, sono a casa! Che state facendo? Conoscete le regole, dovete studiare! No! È stata colpa di Sofia! Cosa sono senza parole? Prendi questi! Dammelo! No, non farlo! Mai! Come fai ad essere così forte? Fatto! Oh. Non è giusto! Non mi interessa, in questa casa si studia! Che disgrazia! La via è libera! Fortunatamente ne abbiamo un altro! E io ho un piano! Lo attaccheremo allo schienale della sedia! Adoro questo video! Dai, è fantastico! Lo senti? È papà! Presto! Prendi un libro, facciamo finta di studiare! Ragazze? Com'è interessante! Che brave le mie ragazze! Ve l'avevo detto che studiare è divertente! Se n'è andato! Dove eravamo? Oh sì! È grandioso! Avanti! No, 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 no! C'è qualcuno in casa? È la porta! Papà! Salve! Papà! Qualcuno ha detto qualcosa? Boh, probabilmente non era nulla. Fammi leggere allora. Ehi, so che c'è qualcuno! Ah, oh, ma andiamo! Ah, va bene, apro io. Ci è voluto un bel po', comunque sia, salve. Ho una proposta da farle, acquisti questa bellissima padella. Non mi interessa. Che ne dici di questa aspirapolvere? In casa polvere non ce ne sarà più. No. Ok, mi piace una sfida. Guarda questo detergente. Le tue orecchie e il tuo naso saranno così puliti, provalo. Wow, grazie! È fighissimo! Ottimo, ora la ricompensa. Oh, giusto. Ecco qui. Ah, stai scherzando? Ehi, non chiudere! Non vedo l'ora di provarlo. Spero che funzioni, ora lo provo. Ah, fa il solletico! Mi piace! Aspetta, ho un'idea! Vieni qui, papà! Che c'è? Sta fermo! Che stai facendo? Fidati! Ecco che cos'hai nell'orecchio! Che schifo! C'è tutto quello lì dentro! Non va affatto bene, devo andare! Ah, che bel gadget! Sorridi, tesoro! Fammi aggiustare i capelli, vai! Facciamone una insieme! Verrà bene! Ne sono sicura! Diamo un'occhiata! Oh, è adorabile! Lo so! Mamma? Sarà fantastico! Sei tornata! Che giornata! Ma ho le foto! Mamma, non dovevi! Possiamo usare questa mini stampante! Userò l'app sul mio telefono per selezionare il filtro. Quindi premerò stampa. Wow! Guarda! Sei tu! Non è sorprendente quello che può fare la tecnologia? Voglio provare. Ce l'ho fatta! Sono troppo belle! Aspetta che le mie amiche le vedano. No, siamo così belle! Mi serve proprio un aiutino. Vediamo un po'. Bingo, andrò alla grande. Oh? Oggi strada panoramica per venire a scuola, che mi sono persa. Belle scarpe, eh? Sono davvero originali.
Direi che sono uniche al mondo. Wow! Ciao! Oh, stai cercando delle risposte? L'anello ce le ha tutte. Fighissimo, vero? Il mio hashtag è fortunata. Arrivo, signorina. Il numero è il 39, giusto? No. Che ne dice di queste? No. Ah, ok. Che seccatura. Queste? Mm-mm. Queste? Beh, neanche per idea, basta così. No, mi dia un'altra chance. Ah, devo pensare a qualcosa e so esattamente a che cosa. Scarpe semplici non è un problema. Un bel foulard può cambiare tutto. Lo taglio per adattarlo. Suole dorate, che cosa c'è di meglio? Le dà un qualcosa in più, la perfezione. Che noia. Le piacciono? Sì, anzi le amo. Sono della mia taglia. Oh cavolo, ce l'ho fatta. Le scarpe più belle che esistano. Grazie, grazie. Si merita una mancia extra large. Prenda tutto. Sono un uomo fortunato. Si vola alle Bahamas. Wow, che negozio carinissimo. E guarda quante scarpe. Sembrano caramelle. Mie, mie, mie. Solo queste. Oh, è sufficiente? Un dollaro? Non copri una sola cinghia. Davvero, è tutto ciò che ho. Ma le voglio così tanto. Vediamo che posso fare. Ho queste della scorsa stagione. Cool. Oh, probabilmente dovrei provarle. Spero che vadano bene. Vediamo. Fin qui tutto bene. Non mi convincono del tutto. Apporterei una piccola modifica in casi come questo. Tocca a te prendere l'iniziativa. Tipo, se vuoi dei sandali alla schiava, puoi crearteli da te. Che carini! Wow, li prendo! Sì, a presto! Magari potessi partecipare, ma non ho niente da mettermi. No, vabbè. Si va avanti. Cos'è questa roba? Una maglia? Un vestito? Un casino? Boh. C'è altro? Eh? Che cos'è? Wow! Eh? Finalmente! Grazie! Sei una vera fatina! Ehi, stai scherzando? No! Colpa mia, scusa. Penso che questo ti piacerà. Wow, è favoloso! Non so, non è molto adatto. Prova questo. Adesso si ragiona. L'adoro! Oh, che sollievo! Divertiti alla festa! Bene, scateniamoci! Che locale figo! Wow! Bello qui dentro! Ehi, ciao! È il mio vestito quello! Oh, che imbarazzo! Oh no, non va bene. Allora lo renderò diverso. Questo slip fa il caso mio, è un colore totalmente diverso. Ehi là, tessuto, prego. Aspetta di vedere cosa ne faccio. Nessun'altra lo indosserà, questo è certo. Ok, ancora un paio di risvolti e ho finito. Oh, sono tornata? Wow, hai un outfit bellissimo! Il colore è super cool! Già sapevo che l'avresti detto! Balliamo! Arrivo! Non potrebbe andar meglio di così! Meglio mettere un po' di crema! Non voglio scottarmi! Non ci arrivo! Oh, idea! Ehi, può aiutarmi? Certo, almeno credo. Userebbe il suo rullo? No, non esiste. Va bene, lo faccio da sole. Lei è matta, signora. Proviamoci di nuovo. Metto la crema sul rullo. E ora posso spalmarla sulla schiena. In effetti è piacevole. Come un mini massaggio. Ecco fatto. Wow, è proprio...
proprio una bella idea. E ora torniamo ad abbronzarci. Arriva l'aeroplanino. No, non lo voglio. Guarda come ti sei conciato. Ho un'idea. Proviamo questo. Jake, guarda che cos'ho. Oh, dammelo. Che buono. Ecco, mangialo tutto. Grazie, mamma. Uff, uff. Oh, ciao, cagnolone. Caccole. Qualcuno ha detto caccole? Papà, che stai facendo? Sei un po' calda. Meglio fare qualcosa. Ah, meno male che ho sempre un kit di pronto soccorso. Vediamo, che ci serve? Sul serio, che succede? Questo non ci serve, per ora. Sciroppo? Questa è la mia preferita. Ecco cosa mi serve. Ellie? Dove è andata? Non mi troverà mai qui. Voglio solo misurarti la febbre. Non ci riuscirai. Ellie, torna qui. Non è un gioco. Non fare la sciocca. Aspetta, forse ho un'idea. Questo farà il suo effetto. Centro! Cos'è stato? Non ne hai idea. Ora scopriamo la temperatura. Falso allarme. Posso tornare al mio libro? Oh no, è una cosa seria. Tesoro, stai bene? Il mio gelato è freddo. Guarda. Buono. Talmente freddo che è gelato. Che battuta scema, papà. Oh, una bibita. Beh, mi è concesso uno sgarro. Forza, apriti. Mamma, tutto bene? Tutto bene, cara. Cerco solo di aprire questa. Deve essere difettosa. Proviamo con questa. Anche questa è difficile da aprire. Vuoi una mano? Non ti preoccupare. Ok, a noi due. Devi solo rilassarti. Non costringermi a spaccarti. Va bene, prendo una lattina. Questa riuscirò ad aprirla. Non è possibile. Sto soffrendo per lei. È davvero imbarazzante. Non è colpa tua. È la bibita che è stupida. Non riesco più a guardarla. Te lo sei meritato. Ok, è meglio che faccia qualcosa. Ok, bambole, aiutiamo la mamma. Ottima idea. Oh, questo è quello che mi serve. Sì, ce l'ho fatta. Ehi, mamma, mamma, te la sei cercata. Sì, cara. Prova questo. Aprirai la bottiglia più facilmente. Davvero? Guarda. Basta metterlo sul tappo. Ta-da! Facile, facile. Oh, ok. Bibita a me. Ottimo lavoro, Ellie. E apre anche le lattine. Incredibile. Uso solo l'estremità della maniglia. Forte, vero? È come vivere nel futuro. È così facile. Oh, questa è per me. Ehi, conosci le regole? Niente bibite. Ops. Questa invece? Vai pure. Apre anche i barattolini. Me lo sono meritato. Oh, questa è la mia auto preferita. È gialla. Oh no. Stai bene? È la mia pancia. Ok. Devo andare in bagno. Oh, bisogna muoversi. Veloce. Ce l'abbiamo fatta. Mettiti comodo. Non posso. Oh, giusto. Adesso? No, non riesco ancora. Trovato. Questo potrebbe aiutare. Non so usare il bagno.
Ho capito, torno subito. Sbrigati! Forse posso farcela. Proprio quello che ci serve. Aiuterà Jake? Come si usa questo coso? Non così. Aspetta. Faccio del mio meglio. Sei davvero buffo. Ma che cattiva. Tranquillo. Il mio amico può aiutarti. Wow, ma come? Prima devo dargli da mangiare. Ha molta fame. Wow. Mangia tutto. Poi va in bagno. Oh, quindi è così che si usa. Sta mangiando il suo cibo. Poi fa la cacca. Che schifo. Ma è utile. So usare il bagno ora. Ecco fatto. Wow, meglio andar via. Grazie, ciao ciao. Sta funzionando. Oh no, un incidente. Bip bip. Oh, che carino. Ehi, spostatevi. Dammelo. È ora di colazione. Ok, ho questo. Devi mangiare, tesoro. No, voglio giocare. Vroom. Ho detto di no. Mangia tutto. Io prendo questi. Oh, bleh, che schifo. Oh, però potrei usare questo. Vroom. Sono un pilota. Il miglior pilota del mondo. Tesoro, ti piace? Oh no! La tua colazione! Non va bene, ma ho un'idea. Grazie. Questo sistemerà tutto. Potevo pensarci prima. Così non rovescerà nulla. Wow, che cos'è? Lo voglio. Aspetta, tesoro. La riempio con la colazione di Jake. Yay! Ecco a te. Oh, guarda! Grazie, mamma! Non c'è di che. Niente più sporco. Che bello! Essere il miglior pilota mette appetito? Devo essere veloce. Guarda questo dentifricio. Ce n'è tantissimo. Ciao, Jake. Bravo. Devi lavarti i denti. Eh? Wow! Ai! Da dove spuntano questi tubetti? Jake, che stai facendo? Con questo ho finito. Jake, hai usato tutto questo dentifricio? Oh, ciao, mamma. Sì, mi sto lavando i denti. Non è così che si fa, tesoro. Che disastro. Tesoro, metti giù il dentifricio. Perché? Proviamo qualcos'altro. Guarda che cos'ho. Che cos'è? Metti il dentifricio qui dentro. Poi lo attacchi al muro. In questo modo. Oh, wow! Guarda bene. Inserendo lo spazzolino, esce la giusta quantità di dentifricio. Così puoi lavarti i denti. Fantastico! Posso provarlo? Funziona, mamma! Ce l'ho fatta! Bravo! Continua a spazzolare. Credo che questo sia il mio miglior disegno. Oh no, la matita! Mi serviva proprio quel colore. Oh, vediamo. Che posso usare? Questo tempera matite dovrebbe funzionare. Non va bene. Spero che funzioni. Forza. Ancora niente. Proviamo con il gufo. Metto la matita in alto. È appuntita. Wow! Qual è meglio? Il tempera matite? La lima per le unghie? O il gufo? Diccelo nei commenti qui sotto. C'è della sabbia nelle ciabatte. Che fastidio! Adesso basta, le tolgo. Devo solo prenderle. Oggi dovevo rilassarmi, non infastidirmi. Wow, guarda che ha fatto lui con le ciabatte. Ma perché non ci ho pensato?